come si può vedere dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia, il 28 dicembre 2022, poche settimane fa, Cospito ha avuto un confronto mentre passava da un ramo all'altro del penitenziario, ha avuto un confronto con Francesco Presta, il killer di rara freddezza. Il 12 gennaio 2023, sempre nella casa circondariale di Sassari, faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo, con l'avvocato. Parlava con Francesco Di Maio del clan dei Casalesi. Era il turno dei Casalesi ad incoraggiare Cospito ad andare avanti pochi giorni fa. E diceva il boss dei Casalesi: pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l'abolizione del 41 bis. E poi dopo andava avanti e rispondeva Cospito: deve essere una lotta contro il regime 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, non deve essere una lotta solo per me. Per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali. Questi colloqui tra i mafiosi e Cospito. Questo è il 12 gennaio 2023. Ma il 12 gennaio... No, mi scusi, Presidente, concludo. Il 12 gennaio 2023, è questo quello che riguarda anche quest'Aula, non è l'unico incontro che ha avuto Cospito. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, sì, Cospito... Sì, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Prego. Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato, onorevole, dei terroristi con la mafia, lo onorevole vogliamo sapere. La ringrazio, ha esaurito il suo tempo. Ha chiesto...